Raccontami una storia che mi faccia innamorare in un istante, che da un po' che non mi capita. Raccontami un segreto perché possa curiosare nei cassetti, chiusi a chiave fuori grandina. Raccontami chi sei adesso, che non ti vedo più, se sei lo stesso, se ti conosco. La vita passa come un soffio, come un soffio, ogni giorno. Il miglior consiglio che si possa dare a un giovane deciso a far carriera è formato da tre sole parole: lavorare, lavorare, lavorare. Nel 1951, precisamente il 21 gennaio, arriva il 13 al Totocalcio. È l'anno anche, pensate, della prima edizione del Festival di Sanremo. Il 1951 è anche l'anno di nascita di Leonardo Mazzoleni Bonaldi. Grazie per aver accettato il nostro invito e buon calciastorie. Grazie a voi, sono qua a vostra disposizione. Diciamo che, lo dice la parola stessa, Calciastore è una trasmissione che parla di storie di calcio individuali, perché noi abbiamo i vari ospiti in studio e con loro appunto parliamo delle proprie carriere. Io questa sera penso di avere un libro dal quale attingere tantissime storie del calcio. Lei è prova vivente di tante esperienze dagli anni 60-70 ad oggi, quindi possiamo anche sbizzarrirci in questa trasmissione anche con dei documenti, con delle fotografie che analizzeremo di volta in volta. Allora, partiamo subito, classe 1951, e già nel 1967 c'è il primo impiego nelle giovanili del Verdello. Ma quella lì che esperienza è stata, se la ricorda? Ma semplicissimo, io ero come giocatore di infimo livello e bisognava seguire dei ragazzi che non avevano l'allenatore, e allora mi hanno chiesto in pratica di fare l'allenatore in questa squadretta di amici, e ho cominciato lì con entusiasmo. Poi l'anno dopo è partito il NAC, che è il Nucleo Addestramento Giovani Calciatori, e le società dovevano obbligatoriamente mandare un proprio tesserato a questo corso, che si fece tra l'altro proprio a Treviglio, e io partecipai con i miei 17-18 anni, feci questo corso, ne rimani entusiasta, e da lì è partito poi una serie di campionati che mi hanno portato a fare 42 anni consecutivamente l'allenatore. L'allenatore, abbiamo parlato del Verdello, c'è stata la Trevigliese, il Ponte San Pietro, tantissima Atalanta. A proposito di Atalanta, mi viene subito da dire, lei ha conosciuto sicuramente tantissimi campioni che hanno fatto la storia della società nerazzurra e anche la storia di tantissime altre squadre, diciamo poi tanti campioni appunto sono passati a squadre ben più blasonate. Ma le volevo chiedere una cosa. Il più talentuoso che lei ha visto, il più bravo e magari il talento inesploso, secondo lei? Mi dice questi due nomi, vediamo. Ma, se riusciamo. Sicuramente il più talentuoso è Roberto Donadoni. Secondo me era un giocatore straordinario, che non aveva epoca. Questo, a differenza di altri, avrebbe giocato 40 anni fa come giocheranno tra 30 anni, e avrebbe ottenuto gli stessi risultati, perché era un giocatore semplicemente straordinario. Il giocatore che mi ha un momentino deluso, non per colpa sua, ma perché si è fatto male, era il capitano della mia primavera, Bortoluzzi, che poi è diventato anche allenatore, perché purtroppo nel momento in cui doveva esplodere ha avuto questo contatto fatale con Brigel durante un Atalanta-Sampdoria, e chiaramente non ha potuto continuare, ma questo era un centrocampista, per dirla alla De Rossi, a questi giocatori qua, che avrebbe sicuramente ritagliato un ruolo primario anche nella nazionale italiana.
Allora, dicevo all'inizio del programma, noi abbiamo la possibilità di farvi vedere delle foto storiche che il nostro ospite ci ha portato questa sera appunto in redazione. Se il regista è pronto, partirei subito a visionare la prima e da lì cercare un po' di capire che tipo di esperienza è stata. Siamo in grado di mandarla in onda? Vediamo se abbiamo subito la prima foto, diversamente andiamo avanti con il programma. Nessuno mi fa vedere niente, quindi io direi che possiamo... Eccola qua. Ecco, qua se non sbaglio, foto in bianco e nero, insomma, sì. Stagione 80-81, ecco, cosa possiamo raccontare di questa foto? Più che una foto era un poster dove è stato tappezzato praticamente tutto Treviglio. Era il ritorno dalla Trevigliese in un campionato più dignitoso, perché ricordo che allora le categorie erano Serie A, Serie B, Serie C, campionato di Serie D e promozione, perciò mancavano l'appello le due, una di C che poi è recentemente stata ritolta, perciò mancava la C2 e mancava la categoria d'eccellenza. Noi facevamo la promozione, vincendo siamo andati a fare il Nazional Dilettanti, che poi ha cambiato nome proprio quell'anno lì, che era la vecchia Serie D. Praticamente era un campionato semiprofessionista, il presidente era Ambrogio Mazza, che mi voleva bene come un figlio, e mi ha spostato dalle giovanili, dove stavo ottenendo dei bellissimi risultati a livello di giocatori e anche a livello di classifica, ma era in secondo piano. In realtà avevamo dei grossissimi giocatori che poi hanno fatto anche strada, c'è qualcuno che è arrivato anche alla Serie A come Burgato, e mi ha dato la prima squadra. Il primo anno è andata benino, perché eravamo in brutte acque e poi ci siamo messi a posto e siamo arrivati tra i primi. Il secondo anno abbiamo centrato l'obiettivo di passare di categoria. Mi pare che siamo rimasti in testa dalla prima partita all'ultima. Ecco, allora diciamo subito una cosa. Lei ha iniziato da giovanissimo la carriera da allenatore. Abbiamo parlato poc'anzi di Verdello, di Trevigliese. Però le voglio fare adesso una domanda. Ecco, quella è la stagione 80-81. Io so che lei è passato dal rettangolo di gioco alla panchina, ma è vero perché era poco capace con i piedi? No. A un certo punto lei subito in panchina, ho 80-81. Giocato poco niente. Resta in testa dall'inizio alla fine con la Trevigliese, fa 44 punti, sì. 18 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte. 28 anni, cioè stiamo parlando di un ragazzo che ancora può giocare a calcio ancora 10 anni. Avevo dei giocatori che erano più anziani rispetto a me. Infatti lei tanta personalità da vendere. Mi hanno aiutato moltissimo nella gestione, pur sempre nel rispetto dei ruoli. Io ero allenatore e loro erano i giocatori. E su questa base si è lavorato bene, si è fatto anche l'anno di interregionale poi benissimo anche quello, dove la Trevigliese si è piazzata molto bene, e poi da lì ci è arrivata questa richiesta talantina, e per uno come me sembrava di toccare il cielo con un dito, perché entrare nel settore giovanile Atalanta, lo vediamo anche ora, che è considerato tra i migliori settori giovanili al mondo, voleva dire per me completare un ciclo di formazione e più che andare a insegnare, andare a imparare. Vediamo un'altra foto, cerchiamo di sfogliare questo libro, diciamo così, di esperienze. Sfruttiamo, fra virgolette, questa sera il personaggio che abbiamo in studio anche per rivedere vecchie foto. Eccola qua. Qua siamo a lì colori. Foto a colori. Ma è il Bonaldi di 18 anni. 18 anni. 18 anni, 19 anni, questa era la categoria giovanissimi, il NAG. Quando noi siamo poi partiti, e questa è una squadra che tra l'altro ha tritato tutti in quei campionati, erano dei ragazzi straordinari, una bellissima squadra, e c'era un allenatore a cui io devo
molto che mi ha iniziato, che è Aldo Scauri, che è l'ultimo dalla parte di qua. Io in quella veste aiutavo lui, in realtà l'allenatore principe di questa squadra era lui, e mi ha insegnato molto. Allora, abbiamo parlato di allenatori, e lei oggi è il responsabile organizzativo dei corsi destinati appunto a chi vuole intraprendere la carriera di allenatore. Si dice sia uno dei mestieri più belli, da casa sembra così, guardando la TV abbiamo questa impressione, insomma, lei potrà magari smentire tantissimi, me compreso. Me la spiega la sua attività di oggi? Ma la mia attività è quella di accompagnare questi ragazzi nelle prime esperienze di corsi allenatori, pertanto il corso che principalmente seguo io è il corso UEFA B, che vuol dire che si abilitano gli allenatori fino alla categoria del nazionale dilettanti, pertanto allenatori già di un certo livello. Cerchiamo di assisterli, di accompagnarli in queste 7 settimane di corso, e poi io sotto sotto li seguo anche dopo. Non dico gli faccio da tutor, ma mi interesso sempre di come vanno, se hanno dei problemi, e eventualmente se hanno anche bisogno di aiuto, per quello che si può fare si fa. Ma sono i giovani al giorno d'oggi, sono talmente bravi che quando escono dei corsi se la cavano da soli. Ce n'è uno veramente bravo che secondo lei farà carriera adesso? Ma tra quelli che abbiamo avuto sì. Noi, guardi, io ho avuto, lei tenga la media di 2 corsi all'anno per 12 anni, sono 24 corsi per 40, 42 vuol dire 500 allenatori. Ecco, è un po' difficile. No, non è che è un po' difficile, ce ne sono tanti, tanti molto bravi. Secondo me negli ultimissimi corsi uno che ho visto bene, che attualmente è alla Juniores del Pontisola, è Biava, Beppe Biava, giocatore di grande esperienza, ma che con molta umiltà è partito dalle categorie minori, si sta facendo la sua esperienza, ma ha le idee molto chiare e sarà un allenatore che farà bene. Vediamo con l'aiuto di qualche altra fotografia, ecco, cerchiamo di capire, vediamo un'altra esperienza. Allora, dove siamo qua? Qui siamo all'Aula Magna vecchia di Coverciano. Ecco, io sono il primo in cima sulla sinistra, cioè quello con la giacca specie di arancione marroncino. E questo era uno dei primi corsi di aggiornamento degli allenatori, cioè gli allenatori che avevano fatto il corso venivano chiamati a Coverciano, quelli che decidevano loro, perciò non so bene il criterio con cui venivamo scelti, e annualmente ci recavamo a Coverciano per 3-4 giorni di lezioni sul campo, lezioni in aula con dei grandi maestri, ovviamente. Johnny, allora, Ferrari, tanto per citarne uno, insomma, erano qualcosa di straordinario. Allora, la sua immensa esperienza, conoscenza del rettangolo di gioco, diciamo così, dagli anni 70 ad oggi, sicuramente le permetterà di fare una specie di paragone tra il calcio di una volta e quello di oggi. Mi viene da chiederle quanto e come è cambiato il calcio in questi anni. Guardi, principalmente sono cambiate 2 cose che non c'entrano niente col calcio, ma che a me danno un po' di nostalgia, che sono l'erba del campo, che io vorrei sempre l'erba verde, o magari il campo un po' spelato, ma a me questi campi sintetici onestamente non riesco a digerirli. Sì, ma è vero che si fa più fatica a giocare? Sì, è un calcio un pochetto diverso, sì. Il rimbalzo della palla un po' diverso, ha dei tempi diversi anche di la corsa stessa, la frenata, il cambio di direzione, insomma ci sono. Vabbè. E poi le maglie. Io le maglie di una volta ti facevano innamorare con un bel numerino dietro che voleva dire un ruolo e tante belle cose. Adesso invece abbiamo i numeri 28, 32, 44 e 44 sponsor sulle maglie che non si capisce poi. Poi uno gioca con la maglia nera-azzurra, il giorno dopo gioca con la maglia verde o con la maglia gialla solo perché ci sono i problemi televisivi. Vabbè. Ecco, queste sono le 2 cose che fanno da cornice.
se parliamo del livello del gioco, erano diversi i giocatori. Adesso si sta tornando molto a rimettere la tecnica calcistica al centro della crescita dei nostri calciatori. Una volta si era abbandonato un momentino, si puntava più all'organizzazione di gioco e pertanto ci trovavamo allora con dei giocatori, se prendiamo i Rivera e tutti quei giocatori lì, dicevano questi non avrebbero mai giocato adesso. Non è vero, perché questi la palla la mettevano a 50 metri dove volevano loro. Il giocatore attuale non è in grado di farlo, pertanto deve avvicinarsi il più possibile a creare le situazioni di giocare la palla facile, perché la tecnica calcistica di ora è inferiore a quella di tanti anni fa. Allora, lei poc'anzi mi ha detto innamorato dell'erba, innamorato anche di quelle maglie che portavano diciamo i giocatori, con alle spalle il numero che era il ruolo in campo. Quindi non si parla più di stopper, di libero, però mi viene da chiederle una cosa. Allora, oggi si parla di 4-3-3, 4-2-3-1, di interno, di trequartista. Appunto, una volta si parlava di stopper libero e quant'altro. Ma a proposito di questa cosa qua, lei mi diceva appunto che è cambiato il calcio. Certo. Ma è vero che una volta esisteva solamente il prima non prenderle, il classico catenaccio all'italiana? Assolutamente no, c'erano gli spazi anche per le cosiddette mezzali, cose che adesso abbiamo perso. Se giochiamo con gli esterni alti, ma lo obblighiamo a fare i terzini, pertanto non penso che siano proprio giocatori d'attacco. Una volta c'erano le mezzali che giocavano dietro a due attaccanti di solito, e qualche volta anche tre, una mezzala dietro centrale, dietro a tre attaccanti, che era uno dei giocatori più talentuoso, il classico numero 10. Di una volta era il giocatore, quando affidavi la maglia a uno numero 10 dovevi pensarci bene, perché se questo sbagliava un pallone veniva additato come un pessimo giocatore, perché effettivamente c'era questa capacità di andare alla ricerca di numeri 10 tutti molto bravi. Oggi un'altra storia. Vediamo qualche altra fotografia per cercare un po', ecco questa qui, vabbè. Qui siamo già i giovanissimi atalantini, qui questa era una squadra che ha fatto bene, ha vinto il campionato, ci sono dei giocatori, vedo De Angelis che ha giocato in Serie B, vedo Orlandini, il secondo, vedo Boselli che ha fatto 300 e rotte partite nel Bologna, perciò, insomma, diciamo che c'erano già qua dei giocatori di una certa rilevanza. C'è Remonti che ha fatto anche lui il professionista, Bosetti ha fatto il professionista, adesso Marchesi ha fatto il professionista, insomma ne abbiamo qualcuno. Ecco. Allora, lei ha vissuto tantissime realtà calcistiche, ha fatto tantissima Atalanta, diciamo così, dove ha portato anche un grande cambiamento, una innovazione, cioè il preparatore atletico anche per le squadre giovanili, una novità di quei tempi. Come le è saltato in mente? Cioè, dove è tirato fuori questa idea? Ma era un concetto un po' del lavoro in team, in gruppo. Io avevo notato che alla prima squadra c'era Feliciano De Blasi, che era un ottimo preparatore e che riusciva a mettere a fuoco determinate esercitazioni dove l'allenatore, il mister di una volta, ma anche quello di adesso, avrebbe fatto molta fatica a idearsele. E allora ho pensato, se mi faccio aiutare, io curo più l'aspetto tecnico e l'aspetto della preparazione fisica, della metodologia dell'allenamento proprio sulla corsa, sugli scatti, sui balzi, l'affido a un mio collaboratore sempre sotto la mia sovrintendenza, ma chi mi dia una mano a fare questo, che abbia le qualità per farlo, probabilmente per la crescita del giocatore si mette sempre al centro la crescita del ragazzo a 360 gradi. Io non posso essere un tuttologo e sapere tutto al 100%. Dove sono carente è giusto che, se ho la possibilità di farmi aiutare da qualcuno, lo faccia. Imparavo qualcosa io, ma sicuramente per il ragazzo è stato un completamento della sua attività di formazione. Vediamo ancora, sfogliamo diciamo l'album dei ricordi, ecco qua.
Qua siamo, siamo in panchina. Qui siamo al Viareggio. Qui siamo al Viareggio. Questa è la partita Sampdoria. Si giocava al Picco di La Spezia, Sampdoria-Atalanta. Vinse l'Atalanta ai calci di rigore e nella Sampdoria giocava un certo Mancini che era un prestito dalla Bologna. Non giocava Vialli perché era infortunato, ma era comunque nella lista dei giocatori che potevano essere schierati. E quella partita fece gol Lamberto Piovanelli nell'Atalanta, che era un giocatore in prova, fece poi l'acquisto dopo quella partita, è un giocatore che venne da noi, fece molto bene, vinse la classifica cannonieri di Serie B e andò poi in giro a fare il professionista tanti anni. Abbiamo visto per qualche istante una foto, pregherei il regista di rimandarla in onda se riusciamo, proprio qualche istante fa, eccola qua. Sì. Questa mi mette un po' di magone, perché? È l'assegnazione del premio Mandelli prima edizione, perciò tanti anni fa, nell'ambito del torneo organizzato dalla Fondazione Mazza, che è il trofeo Mazza, che si fa tutti gli anni a Treviglio. Ricordo un mio carissimo amico che con me, il primo dicembre del 1974, collaborò alla nascita dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gruppo di Bergamo. Allora eravamo in 7, adesso sono oltre 400 e dobbiamo proprio anche al lavoro di Franco Mandelli questa operazione di partenza che poi si concretizzò nel diventare uno dei gruppi più interessanti e più numerosi d'Italia. Bene, allora lei ha passato, detto poc'anzi, tantissimi anni nel mondo del calcio. Senza ombra di dubbio, il calcio di oggi è ricco da ogni punto di vista. Il calcio di una volta era un po' più povero. Sembra una domanda banale, ma io gliela voglio fare lo stesso. Qual è che le piace di più? Allora, entrambi sono ricchi di valori completamente diversi. Perché una volta un ragazzo che giocava a calcio viveva proprio con l'ambizione di raggiungere determinati risultati per ottenere qualcosa che altrimenti la vita non gli avrebbe mai consentito di poter raggiungere. Adesso invece si parte già più facilitati, perché i giovani in particolare hanno già quasi tutto. Pertanto, al di là dei predestinati, quelli che hanno delle caratteristiche molto particolari, che capiscono che il calcio può essere realmente il suo futuro, gli altri che dovrebbero lavorare tantissimo per migliorarsi, non tutti, arrivati a un certo punto, se la sentono di aumentare i loro sacrifici per poter seminare qualcosa di importante. E da lì nasce l'abbandono, cioè che arrivano fino a un certo livello, poi cominciano a dire non posso uscire con gli amici, non posso far tardi al sabato, devo rinunciare a tante cose, non faccio le ferie durante l'estate perché devo fare la preparazione, allora rinuncio a tutto questo, le faccio e tanto io non diventerò mai un giocatore importante. Possibilmente allora i valori erano un momentino diversi. Con questo bisogna sempre credere nei giovani e mi pare che il campionato di quest'anno dalla nostra ben amata Atalanta lo stia dimostrando. Nei giovani ci sono grandi valori, anche tecnici. Vediamo ancora qualche altra fotografia, così ecco qua, cerchiamo un po' di capire adesso dove che siamo. Questo è il nucleo di lavoro dopo l'allenamento. Il terzo tempo degli allenatori dell'Atalanta. E allora il primo in fondo è il grande amico che ormai non c'è più, Titti Savoldi, l'ultimo in fondo, poi c'è Giovanni Vavassori, che mi pare che in quel periodo fosse già la prima squadra. Poi c'è Eugenio Perico, che invece è stato un grande allenatore che per 25 anni ha contribuito a far diventare grandi tanti ragazzi dell'Atalanta e a farli diventare giocatori. L'ultimo sono io, un po' coi capelli brizzolati, di colore leggermente diverso a quelli che mi ritrovo ora. Adesso voglio farle una domanda, usciamo un po' fuori tema da quella che è la sua esperienza, diciamo, nel mondo del calcio, inerente
alla sua carriera. Allora, qualche anno fa doveva essere eletto il presidente, insomma, della FIGC, se non sbaglio, giusto? Sì. I due candidati erano Tavecchio e Tommasi, e tantissimi erano... Tavecchio e Albertini. E Albertini, non sì. Tommasi. Tommasi era il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori che in concerto con gli arbitri e gli allenatori, cioè noi, appoggiavamo la candidatura di Albertini. E poi è stato, diciamo... E poi non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'avete fatta, è stato eletto Tavecchio. E oggi altri, diciamo, due candidati alla presidenza, ancora il Tavecchio bis, diciamo sì. Così, dall'altra parte c'è Abodi. Cos'è successo? Che tanti, come si è letto, hanno cambiato quella che era la decisione appunto di qualche anno fa, prima non Tavecchio, oggi Tavecchio. Ma che cosa è successo? È successo che la volta scorsa con Albertini uno dei candidati faceva parte della componente tecnica, perciò noi come tecnici, siccome era un ex giocatore, ovviamente lo appoggiavamo. Quest'anno ci siamo trovati di fronte, settimana scorsa, all'elezione di un presidente dove i due candidati provenivano entrambi dalla parte dirigenziale. Siccome noi avevamo nel tempo ricucito il rapporto con il presidente Tavecchio ed in particolare con la Lega Nazionale Dilettanti, perché la nostra associazione, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha a che fare con la Lega Nazionale Dilettanti con il 98% dei propri tesserati, il 2% con le leghe di A, di B e Lega Pro. Pertanto ci siamo nettamente schierati con la base, perché riteniamo che se si vogliono fare progetti interessanti, vedi l'obbligatorietà degli allenatori patentati in tutte le squadre, la gestione dei centri federali, fatti nella maniera corretta, possiamo farlo solo in piena sintonia con la Lega Nazionale Dilettanti. Allora, vediamo prima di passare alle ultime domande, ancora una fotografia. A me piace sfogliare questa sera, ecco, eccolo qua, proprio Tavecchio, c'è Renzo Ulivieri. 5 minuti dopo l'elezione di Tavecchio. Ma con chi è al telefono Tavecchio in questo momento? Allora, era al telefono con il vecchio presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Campana, che si era complimentato, se non ho capito male, non è che ho sbicciato la telefonata, ma ce l'avevo a un centimetro, che aveva telefonato per fare gli auguri, i complimenti, diciamo. Tutto qua? Non c'era nient'altro, l'elezione era già stata proclamata e tutto, e noi stavamo quasi venendo via, siamo andati a salutarlo perché poi ci saranno altri incontri per delineare le strategie. Vediamo ancora un'altra fotografia, qua c'è, vabbè, riconosco anch'io Giovanni Trapattoni, questa che esperienza è? Questa è stata una delle prime riunioni, qua siamo negli anni, potremmo essere 79-80, dove 81-82, dove Trapattoni è venuto a fare una lezione agli allenatori di Bergamo, eravamo all'oratorio di Boccaleone e c'erano presenti circa un 100 allenatori che hanno giovato della presenza di questo personaggio straordinario, che oltre che essere un grande allenatore era un simpaticissimo uomo con cui si poteva parlare di ogni cosa, in particolare di calcio. Allora, spesso si dice che si stava meglio quando si stava peggio, lo si dice in tutti i settori della vita, ma qui evidentemente parliamo di calcio questa sera. Senta, rifacendomi appunto a questo detto, cosa manca al calcio di oggi che c'era una volta, secondo lei? Guardi, non è che ci sia poi tantissima differenza, forse un po' di entusiasmo, giustamente i giovani al giorno d'oggi vivono in un contesto diverso. Io parlo sempre di giovani perché ritengo che comunque l'avvenire, non solo a livello
di atleti, ma anche a livello di allenatori, a livello di preparatori atletici, sia in mano ai nostri giovani. Solo se ci affideremo a loro, se ci svecchiamo un momentino, noi possiamo tranquillamente fare delle altre cose, ma affidare a loro la continuità, perché possono tranquillamente apportare tutte quelle migliorie per far sì che il calcio rimanga quello sport affascinante che è, che lo dicono tutti che è uno degli sport più belli al mondo. Io non posso che condividere appieno questa convinzione. Siamo quasi in chiusura, facciamo in tempo ancora a vedere una foto, se ce l'abbiamo, eccola qua. Ecco, noi abbiamo avuto qui nei nostri studi qualche settimana fa ospite proprio questo personaggio, Stefano. Stefano Turchi. Stefano Turchi. Ecco, allora commentiamo un attimo la foto e poi mi sento di dire che lei ha ottenuto una grande vittoria in merito alla vicenda Patentino, giusto, allenatori. Ma più che io ho ottenuto una grande vittoria, è stata resa giustizia a questo ragazzo straordinario che è stato anche mio giocatore, che aveva questa passione, questa convinzione di voler fare l'allenatore, si trovava a non avere le caratteristiche che dettava il bando per una malattia che nel contempo lui aveva contratto, e io ho ritenuto che questo non fosse giusto. Ho avuto l'appoggio, e qui lo dico in maniera serena, del presidente Berloli, del comitato regionale lombardo, che è stato l'unico che mi ha aiutato ad andare avanti in questa mia richiesta. Sono arrivato a Roma, ho parlato con Abete, che allora era presidente della Lega, come lo è Tavecchio adesso, gli ho esposto il problema, gli ho detto che forse eravamo in difetto noi, perché 20 anni fa, quando è nato il regolamento per entrare nei corsi allenatori della SLA, nessuno sapeva cosa fosse, non era ancora stata codificata, né tantomeno si erano presentati dei casi su dei giocatori. E Stefano ha avuto giustizia, è stato un corsista straordinario, ha fatto tutto quello che hanno fatto gli altri e forse anche di più. Quello era il giorno dell'esame con mister Maldera, non vi nascondo che sia io che lui avevamo le lacrime agli occhi quando, nel momento che lui ha superato questo esame, ha fatto benissimo questo esame. E questa, secondo me, senza togliere niente a tutte le partite, le vittorie dei campionati, le sconfitte, è stata il pomeriggio più emozionante e forse la più bella vittoria che ho ottenuto. E noi siamo contenti anche per Stefano, che salutiamo. Abbiamo solamente un minuto e in 30 secondi a risposta. Qualche rimpianto e poi progetti futuri e chiudiamo. Ma qualche rimpianto... A un certo momento della mia vita ho avuto la possibilità di, parlando di calcio ovviamente, di andare a fare il professionista vero, perché mi era stata offerta la possibilità di andare a Novara quell'anno, faceva la Cima, era una squadra che era in ottima posizione anche a livello dirigenziale, e non ho ritenuto di farlo perché avevo una professione già avviata e pertanto non so poi se avrei ottenuto qualcosa, perché la carriera dell'allenatore, se c'è il centroavanti che la butta dentro l'allenatore è bravo, se c'è il centroavanti che sbaglia l'allenatore si caccia via perché ha perso. Velocissimo, progetti futuri? Progetti futuri, ormai faccio da anni l'attività di promotore dell'AIAC, sono delegato nazionale per gli allenatori professionisti, cerco di fare questo mio ruolo nel migliore dei modi, e penso anche che l'associazione sia contenta del mio operato, tant'è vero che ad ogni elezione vengo rieletto con il pieno dei voti, e vuol dire che mi vogliono bene. Grazie a Leonardo Mazzoleni Bonaldi per aver partecipato al nostro programma. Io vi rimando a settimana prossima con una nuova storia di calcio qui a Calcio a Storia. Grazie e buona serata. Molto bene. Raccontami una storia che mi faccia innamorare in un istante, che da un po' che non mi capita. Raccontami un segreto perché possa curiosare nei cassetti, chi
chiusa a chiave fuori grandina. Raccontami chi sei adesso, che non ti vedo più, se sei lo stesso, se ti conosco. La vita passa come un soffio, come un soffio.